bene, dai. Delle pillole. No, stavo pensando a un sogno che ho fatto stanotte. È incredibile. Te lo racconto? Sì. Questi perché sono i colleghi. Vero. Che vado a lavoro? Una sorta di agente segreto, no? Sono il car sharing. Fammi sentire che è il sogno. Lo scafo e correvo su un fiume. E dietro ero inseguito da altri motoscafi. Io portavo uno di quei motoscafi, sai, lussuosi, quelli lunghi, tutti di legno. In riva. Un riva. Bravo, Bruno. Quelli che stanno a Venezia, no? Nel motoscafo ci stavano Megan Gale dietro con una bambina che piangeva. Era portata. Proprio un sogno. Dico, questa bambina. E io li stavo portando in salvo. Vabbè, quindi che è successo? Allora, mentre andavo, a un certo punto dall'alto arriva un elicottero nero. E l'altro lo sapeva già. E si abbassa su di noi. Io mentre guido vedo questo elicottero. E da questo elicottero scende su una corda. Appeso uno di quei cavalieri, di quei. Come si chiamano? Non sai come si chiama. Quei guerrieri tutti vestiti. Un ninja, quelli tutti vestiti neri con una. Ma come faceva a saperlo questo? Una sciabola. Aspetta, cioè, allora cosa è strano? Sembra che lui sappia il suo. Sì. Con l'altra prendo la corda del ninja. Probabilmente gliela già detta. Come no? Sì, metti prima il pilota automatico e poi fai tutto questo. Ma che cosa? No, perché se no vai a sbattere, quindi tu, se intelligentemente quale sei, no, metti il pilota automatico e quindi poi... Ma nel sogno invece no, faccio vedere il sogno, prendo la corda e lo struzzo. No, non fai così, poi non lo struzzi con la corda, gli dai un pugno in faccia. Ma che ne sai, il sogno l'ho fatto io? No, l'ho fatto io. Ma come l'ho fatto così? 20 anni fa, te l'ho raccontato, e tu lo hai copiato. 20 anni fa? Ma hai capito gli scherzi della psiche? E te l'ho raccontato 20 anni fa quando eravamo all'università. T'ho cercato di capire. Sì, non mi ricordo proprio questo fatto. Lo so, che infatti. L'ho sognato stanotte. Che stanotte? Questo l'hai sognato, l'ho sognato io 20 anni fa e te l'ho raccontato anche perché sta Megan Gale. Perché Megan Gale sta Megan Gale oggi e non ci sta magari Belen, per esempio? Che no. C'è? Dove è l'inconscio? Ma che inconscio? Questo è un sogno che 20 anni fa forse non c'era neanche Megan Gale. 20 anni fa, tu hai fatto un remake. Una schifezza, perché poi. Scusate, E poi lo vai a raccontare. Mi chiedo la raccontare in giro. Ma certo, è il mio sogno, vado a raccontare. È il mio sogno, tu racconti il sogno. Ma io non ho capito il senso di tutto questo. Cioè, sono proprio curioso di vedere cosa vogliono dire, capito? Ma che cosa sua? Perché ci guadagno col sogno tu? Che ci misi il copyright? Ci metto copyright. Mo dammi 20 euro. Ma qua 20 euro. Dammi 20 euro. Non ti do niente. Dammi 20 euro. Non ti do niente. Perdi, dammi 20 euro. Non te li do. Non te li do. Dammi 20 euro. Non te li do. Ma come me ne dai? Ferdinando. Ah, era un sogno. No, aspetta. Perché dobbiamo fare benzina? Ah, stavo sognando. Ah, scusa. Me l'ha addormentato. Ho notato. Stava sognando di raccontare un sogno. Ho sognato che ti raccontavo un sogno che avevo fatto io. No, ci sono arrivato, giusto? Questo sogno l'avevi fatto tu. Aspetta che quindi sto seguendo. Dormivo io. No, io stavo dormendo. Nel sogno raccontavo un sogno a te. Mm. E tu dicevi che questo sogno l'avevi fatto tu tanti anni fa. È una cosa. Che è? Ma che è la sveglia? La sveglia. Ma che ora è? Le 8:15. Oddio, no, le 7:30. Ferdinando, scusami, madonna mia, Ferdinando, scusa. E io sto dormendo ancora. Come sta dormendo? Sì, dammi 10 minuti, un quarto d'ora, mi faccio una sciacquata. Ma è sveglio! Ok, Ferdinando, scusami, io niente, sto dormendo, sto sognando, addirittura sto sognando. Ma Ferdinando è quello accanto. Come sta sognando? Ah sì, Ferdinando è quello vero. Ferdinando, quello vero. Quello vero. Un incubo, Ferdinando, tu sei un incubo. Vabbè, io non ho capito molto. Vabbè, sì. Vabbè. Senti, ho meglio cambiato questo. Perché, bravo, sono contento che ti piaccia. Questi sono quelli che vanno insieme al lavoro. Ah, sì. Ah, ecco. Senti, ho fatto una presentazione. Tu, tra l'altro, eri seduto vicino al presidente. Sì. E lui, che impressione ha avuto? Si preoccupa. Cosa è specifico? È preoccupato di comandata la sua risoluzione. Cosa è specifico? Lo vuoi sapere? Sì. Sentiamo cosa gli dice il collega. Mai più. Ha detto mai più. Mai stai più. Scherzando? No. Perché dovrei dire così? Perché non so. Ai. Magari vuol dire che non mi fanno fare più le presentazioni. Per molto. Meglio così. Speriamo che sia solo questo. Non mi licenziano per la presentazione. Guarda che il rischio ci sarebbe, eh? Addirittura. Ah, è un risvolto serio, mi sa. Lasciamo stare.
lasciamo stare. Lasciamo stare. No, queste cose. Guarda, se sai qualcosa, lasciamo stare, dimmi. È meglio non parlarne proprio. È un periodo particolare. No, parliamolo. Almeno mi regolo di conseguenza. Lasciamo stare, veramente, anche perché non posso più parlare. No, se metti, e quando ne parliamo più tardi. Ma che più tardi? Allora, sì. Preoccupante. Ma perché non può parlare? Sono in due. Sì. Che c'entra? Vabbè, ci sentiamo dopo. Ok, un bacio e tanti. Non stava parlando con lui. No. Cioè, tutto il tempo ha risposto. La presentazione? No. Ah, ecco. No, non c'era proprio. Fantastico.